I mini cupcake salati sono piccoli rustici, ottimi da utilizzare per una festa buffet o come aperitivo. Si differenziano dai muffin salati in quanto i cupcake sono decorati con una glassa salata a base di formaggio spalmabile. Ingredienti per circa 20 mini cupcake salati: un uovo, 65 g di yogurt bianco, 15 g di parmigiano grattugiato, 25 ml di olio, mezzo cucchiaio di sale, 125 g di farina 00, mezza bustina di lievito per preparazioni salate, 75 ml di latte, 30 g di pancetta tagliata a pezzetti, 200 g di formaggio spalmabile, 125 g di yogurt bianco, 150 g di zucca, 60 g di asparagi. Iniziamo a sbattere le uova aggiungendo lo yogurt, il parmigiano e l'olio. Aggiungiamo anche il sale, la farina ed il lievito per preparazioni salate. A questo punto aggiungiamo il latte, facendolo ben assorbire. Quando l'impasto è pronto, aggiungiamo la pancetta. Prendiamo la teglia, io ho usato quella in silicone, ed andiamo a versare l'impasto nello stampo. Io ho riempito poco meno della metà dello stampo. Cuociamo in forno statico preriscaldato per 15-18 minuti a 200 gradi. A questo punto prepariamo la zucca. Tagliamola a pezzettini piccoli e cuociamola in una padella con coperchio per 10 minuti. Aggiustiamo con olio e sale e lasciamo raffreddare in frigorifero. Prepariamo anche gli asparagi. Facciamoli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua. Aggiustiamo con olio e sale e lasciamo raffreddare in frigorifero. Nel frattempo prepariamo gli ingredienti per la decorazione dei cupcake. Con uno sbattitore elettrico lavoriamo il formaggio spalmabile con lo yogurt e dividiamolo in due coppe. Andiamo a frullare la zucca e gli asparagi separatamente e aggiungiamoli nelle due coppe. Mescoliamo bene. Prendiamo i cupcake oramai freddi e togliamoli dalla teglia. Prendiamo una sac à poche e inseriamo il preparato con la zucca e andiamo a decorare metà cupcake. Allo stesso modo prendiamo il preparato con gli asparagi, inseriamolo sempre nella sac à poche e decoriamo i restanti cupcake. Serviamo i mini cupcake salati freddi.